Oh oh, ui, qua è dall'alto, no vabbè. Ma vabbè, mi è salita la ninjaggine e la figaggine nello stesso momento. Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Fortnite. Allora, nello scorso episodio abbiamo avuto una botta di Cureloh incredibile aprendo il lama. Abbiamo trovato degli eroi leggendari e altre cosine bellissime. Quindi stavolta cominciamo subito aprendo ancora una volta un altro po' di lama e pregando tutte le varie divinità. Ti prego, gioco, sii magnanimo. E vuotò! No, ma come, volevo un bell'argento. Tutte robe normali. Una cos'era? Una mazza, un po' di monetine e credo che sia tutto. Oh, come io volevo qualcosa di raro e faigo. Va bene, apriamo subito un altro e voilà! Niente, 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 l'argento mi sfugge. Ancora robine verdi, una lama. Un difensore raro. Monetine fondature e mi sa che ancora una volta è tutto. Abbiamo un altro lama da prendere a mortarte sulle gengive. Porco cane. Niente, niente, l'argento proprio oggi ce l'ha con me. Aspetta, cosa da scegliere? Cose da scegliere, vediamo un po'. Bastone raro o spada raro? Andiamo di spada perché se trovo cose fighe per la nostra nuova ninja. Spada Umbra, carina, ma pare che sia la stessa che abbiamo sbloccato prima. Vabbè, dai, spendiamo un pochettino di monete fondatore e vedo di aprirmi un lama d'oro. E... what the? Vediamo un po', dai, voglio cose faighe faighe. Normali, trappole a soffitto, trappole ancora, punti esperienza. Un difensore raro, un eroe raro. Qua cose che si scelgono. Una Nox base avanzata. Oppure un Eagle Eye Scout ricognitore. Non so cosa mi stai chiedendo. Ah, questo deve essere un costruttore. Prendete un eroe costruttore. Questo non so cosa sia, visto che il costruttore ce l'abbiamo già. Andrei di scrignetto. Non so cosa diavolo possa essere. Ah, è un eroe. Un eroe raro. E cos'è? Cos'era quell'arma? Uno spaccacrani. Bella. Un'arma da taglio e un'ascia. Fighissima. Dai, mi compro giusto un altro lama, visto che abbiamo monetine. Oh, non siamo riusciti a convertirne neanche uno oggi, Non c'è andata di culo. Tutte robe nermeni. Un altro superstite raro. E un altro po' di monetine fondatore. Allora, oggi mi piacerebbe portare alla seconda stella la nostra eroina leggendaria ninja. E per farlo avrò bisogno di alcuni punticini abilità per l'appunto 2 per arrivare fin qui. Quindi la prima missione che dobbiamo affrontare ci richiede di trovare tre parti di Pop, che è praticamente un robot che fa parte del gioco, non abbiamo seguito tanto la trama, in una delle varie missioni all'interno del gioco. Sperem ben, sperem ben. Ok, ancora una volta dovremo salvare i vari sopravvissuti mentre cerchiamo le particine del robot, che chissà dove diavolo saranno. Ehi, pare ci siamo superati in difficoltà. Arrivo, arrivo, ciccio, arrivo, 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 dammi un secondo. Buongiorno, buongiorno, salve, l'ho salvata io. Ecco fatto, in realtà io sono arrivato all'ultimo, ma vabbè, non importa. Teniamo sempre fuori la nostra spada perché potremo incontrare numerose difficoltà. Siamo ancora una volta nella città. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, aspetta un secondo, vediamo di cominciare a farci le nostre big scalate alla ricerca anche di cest rare, perché Papino ha bisogno delle sue cest rare. Aspetta, aspetta, non facciamo minchiate. Ah, mi cacco tanto, tanto, tanto. Ok, perché le sto mettendo ad cazzo queste cose? Dai, ci deve essere qualcosa qui. Ci deve essere una cest rara in giro. Allora, vediamo se riusciamo a farci strada fra le zone un po' distrutte. Di sicuro qui c'è qualcosa da qualche parte. Non sto trovando nulla. Non mi dire che la c'è. Ecco, la vedo. Aspetta che mi arricchi un attimino. Aia, fatto malissimo. Dovrebbe essere qui dietro. E là. Ce la possiamo fare prima che arrivino gli altri. 100 euro che ho trovato un mimic, Aspetta, la sfondiamo le pareti e ci possiamo arrivare. Ecco qua, non me ne frega di sopravvissuti. Non essere un mimic, non è un mimic. Ok, è una chest vera e propria. E voilà. Perfetto, mi ha dato anche una spada. Mi ha dato anche una spada. Ninjato, mi pare di aver detto che si chiami. Arrivo anch'io a salvare genti, portate pazienza. Ok, wow. Mi stanno sparando, aspetta un secondo, vediamo di andare di sotto. Starma è fantastica, però sento un bel po' di casini. Oh, guardalo, aspetta ciccio, aspetta che arrivo anch'io. Ecco qua, fatto fuori. Mi devi 100 euro, che chi spari? Ho già fatto io, porco cane, gli ho detto sparando, maleducazione. C'è una cestrara, lui non si è accorto. E se la prende The Long Gamer. Ole, doppia cestrara. In un unico edificio non succede mai. Oh, siamo stati fortunati. Siamo stati tanto tanto fortunati. Vedo che il resto della gente sta trovando un bel po' di superstiti. Però io le parti del robot non le ho trovate. Gioco? Dove stanno le particine del robot? Non so se ovviamente riuscirò a trovarle tutte in un unico volto. Oi, qualcun altro ha salvato anche altri superstiti. Bene. Abbiamo 15 minuti e mi sa che ancora una volta potremmo salvare qualche superstite in più. Beh, che mi fermo un attimino a far spesa. Buongiorno. Ho trovato un nano da giardino, mi mettono ansia. E ho trovato un cannone.
Ah, questo è un cannone. Me lo porto a casa, fotte sega. Ah, oh oh, c'è un accampamento nemico. È stata una minchiata da parte mia, Sono il primo a dirlo. Ah, attacco aereo, buongiorno, grazie, molto gentile. Wow, il ciccio c'è quasi morto, bastardo. No, Boni. Boni, ho detto, non rompete la minchia. Guarda gente che c'è, non ci sono problemi, spariamo anche a tutti, Aspetta, no, oh, ho visto occhio bello, no, cattivo. Porco cane, mi sta sfracellando lo scudo. Di brutto. Dove è andato occhio bello? Oh, occhio bello. Non vedo occhio bello. Sparito occhio bello. Aspetta che nel frattempo c'è un po' di gente che sta dormendo. Oh, si è riattivato. Ah, potrebbe essere un problema. Buoni ragazzi. Buoni. No, di nuovo occhio bello. È tornato occhio bello. Porco cane. No. Ti sfracello le gengive. Ma le trompiballe. Au, pizzica. Ma basta. Sembra che di avere praticamente Iron Man in mezzo ai coglioni. O il ciclope in questo caso. Au, pizzica. Aspetta che mi curo. Guarda gente che salta. Buona, no, che ci muori. Tanto ci muori malo. Ok, ora non mi resta che affrontare questa piccolissima orda di nemici. È veramente piccola e dovremmo essere a posto. Guarda, qualcuno si viene a darmi una mano. Buoni, effettivamente affrontare tutto sto popò di gente da soli non è stata una grandissima idea. Ecco, tira sto coso a tua madre, che ha rotto la minchia. Il resto a mo' di ninjagine. Lui faccio fuori a colpi di ninjagine. Porco cane. Guarda se la gente mi ha dato una mano. Ragazzi, sono di qua. Sono di qua, cagami. Ok. Ma dimmi te, ho fatto tutto da solo. Ehi, però mi ha dato big ricompense. Big ricompense. Ah, ho trovato sopravvissuto. No, adesso che mi devo ancora curare. Signorina dov'è? Porco cane, signorina, scappi, arrivo. Porti pazienza, glieli uccido tutti io. Più o meno, lei continua a correre, io cerco di ridurre la popolazione locale di stronzi. Ah, ok, è arrivato anche un altro sopravvissuto. Un altro eroe, dacci una mano. No, io l'ho salvata. Ma l'ho salvata io, non guardi lei. Ma che palle. Mi stanno ciullando i salvataggi. Sempre con le cicce poi. No, con le cicce no, non è giusto. Wow, che big ricompensa non ho trovato. Qualcuno deve aver salvato un sopravvissuto o altro qua. Perfetto, guarda la roba che abbiamo preso. Beh, non male, abbiamo già salvato tutti e mancano ancora 11 minuti. E sto trovando anche parti di trappoline in giro, Bini. Ehi, c'è qualcosa, hanno trovato anche un'anomalia. Aspetta un attimo, e questo dovrebbe essere cosa? Ah, il sopravvissuto manca. Dov'è? Perché è andato in giro il sopravvissuto, porca di quella porca? Vediamo un po' dove è il mio sopravvissuto. Ah, ciccio, non ti vedo bene. Il ciccio non lo vedo bene. Ragazzi, gli diamo una mano al signore cortesemente. Ecco qua, perfetto. Però me lo prendo io. Vediamo un po'. No, ok, non lo prendo io decisamente. Ciccio, la macchina sta per spaccarsi. Perfetto, aspetta che c'è ancora un po' di gente. Scusi, ammiri la mia ninjagine. Ammiri la mia grandissima ninjagine. Signori, via di qua che devo ninjare io. Siamo a posto? Lo prendo come un no, non siamo a posto. Fuori dalle balle, Boni. State buoni. Ok. E abbiamo salvato anche la signorina. Arrivederci, è stato un piacere conoscerla. Buono, continuiamo a esplorare la zona. Si sa mai che troviamo cose rare. Però le porte del robot non le stiamo trovando. E questa è una cosa che mi sta facendo un po' arrabbiare. Figa sto posto. Che bello potersi fare direttamente i ponti sopra la città ignorando le leggi della fisica. Ah. E abbiamo trovato anche trappoline rare. Molto bene. Trovassimo qualcosa sui tetti di raro. Oh, quella è una cesta rara che nessuno ha ancora trovato. Spe, che non volo di sotto come un pirla. Fotte sega le parti del robot, tanto non è che devo trovarle in un'unica missione. Ciao, cesta iper super rara. Che non è un mimic, peraltro. E voilà. Guarda roba per la creazione di oggetti. E anche munizioni. Oh, io pampino tanto felice. E anche un po' di proiettili che ne stiamo usando pochi, è vero, grazie alle abilità della nostra ninja. Però purtroppo stanno andando via comunque. Ehi, una porta si è aperta qua sotto. Aspetta che non ci finisco in pieno, appena detto. Signore, non rompa le palle che sto ristrutturando casa. Guardate, non rompere le palle mentre sono qua che lavoro. C'è un minimo di rispetto. Ma, au, via di qua, barboom. Ma dimmi te. Ehi, qui c'è qualcosa. Aspetta un secondo. Vediamo, probabilmente c'è un superstite che dobbiamo salvare. E che non c'è, ovviamente. Arrivo a salvarti e non ci sei. La trovo veramente una cosa molto, molto maleducata. Allora, a quanto pare il superstite è da queste parti. Signor superstite, buongiorno, buon salve. Ah, sei laggiù. Eccomi qua. Cortesemente, veda di non attirare l'attenzione. Oh, perfetto. Questo non ho dovuto neanche salvarla. Perché ho dovuto palpeggiare una tetta ed era a posto. Io pampino felice. Wey, buongiorno. Da dove arriva tutte queste persone? No, buoni. Ho detto buoni e godetevi i fuochi d'artificio, maledetti rompicoglioni. Ma dimmi te. No, colta di cozzo.
No, col tanicosso tua madre. Dove lo lanci? Ma sono di qua. Ma che ho beccato. L'unico lanciatore c'è che l'ho beccato io. Bani, Bani, Boni, che la mia ninjagine trionferà. Gli giri attorno, gli attacchi loro come poveri deficienti quasi non riescono a colpirti. E si è a posto. Yay, ninja for the win. E poi questa è anche ladri, quindi fa zium zium ogni volta che la muovi. Troppo figa st'arma. Veramente troppo figa. Che fa, signorina? No. No, 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 non adesso. Non adesso, signorina, non la salverò. Ehi, certo. Tutti adesso, Boni. Guarda, gente, tutti adesso. Non attaccate il camper, non è il camper di Breaking Bad. Non si firmano autografi, sta da Boni. Ok, ancora gente in... Ehi, tutti qua. Cazzo, spawnate più vicino la prossima volta, eh. Questa superstite la salverò. La possiamo salvare. C'è gente che è da sto lato. Boni, Boni. Guarda gente che c'è. Guarda gente che c'è. Via, via. Il cast non firma autografi, fuori dai maroni. Signorina, sono la sua guardia del porco, la salvo io. Ok, no, ancora gente, basta. Ho detto basta. A cuccia, si va di proiettili, non ci sono problemi. Sono un ninja versatile. Morici, 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 no, ancora gente, eh. Ancora gente, basta. Maledetti fan, vanno affrontati a colpi di ninjagine. Guardate che roba. Oh, 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 il camper sta per cedere. Il camper sta per cedere, mi sa che ta signorina non la salvo da solo. Boni, Boni, Boni. L'ho salvata. L'ho salvata, signorina, l'ho salvata. Vengo a ninjarla tutta. Ok, perfetto, è stato un piacere conoscerla, eh. Io fico di distruggere il camper, arrivederci. Ale, non mi ha neanche firmato l'autografo. Ne abbiamo salvati ben 6 in più. Oh, non male, non male. Sfiga vuole che non ho ancora tratto mezza parte di quel maledettissimo robot. Dove l'avete nascosto? Mo dimmi te. No, 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 no. Ma perché? Perché passavo di qui io? Non c'entro niente. Mi lasci stare, sì, chiaramente sta puntando me. Qualche testa di minchia deve essere andato a rompere le palle. Sì, sta seguendo tanto tanto me. Ok, si è stancato. Ha trovato qualcun altro. Vio, vio. Ho trovato una serie di condomini che ancora nessuno ha visitato. Vediamo se troviamo qualcosa qua dentro. Io direttamente mi faccio la mia scalinata verso il soffitto. E voilà, siamo a posto. Olè. Però non c'è mezza cesta neanche a pagarla. Che due balle. E neanche le parti del robot. Lo so, lo so. Ok, non devo saltare così tanto. Fatta malissimo, signorina, mi scusi. Si prende due trocche. Le parti del robot, le parti del robot, le ho viste. Le ho viste, aspetta, aspetta che c'è anche una zona abbastanza rischiosa. Almeno una le posso recuperare. Beh, che c'è tanta gente, buongiorno. Ma non prendo niente, no, non compro nulla. No, non la desidero carnalmente. Recupera, recupera le parti del robot. Via, 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 via. Fotte sega, fotte sega. Ce ne sono due, ce ne sono due. Aspetta, 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 aspetta. I due. Due recuperate. Ottimo. Au, 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 au. Non male, non male. Avessi trovato anche la terza, potevo finire la missione in una volta sola. Ma che due maronzoli. Presumo sia strutturata in modo tale che non possiamo finirla in un'unica volta. Vabbè, poco male, poco male. Oh, oh, oh. Un sopravvissuto. Arrivo. Arrivo. Dai, che manca 42 secondi. Dammi una mano adesso. Ma porco cane, signor mio, non posso salvarla. Avanti, ma dai. Dammi un attimo, ciccia, ciccia, che devo difendere il signore. Signore, mi sta fermo un secondo. Non le porti rare. No, i minerali rari adesso. Ma porco di quel cane. Ma perché la gente... si salvi da solo, esimio, scusi, Ho anch'io un sistema di priorità, porca di quella porca. Ok, dai, almeno sono riuscito anche a recuperare un po' di risorse ucerare. Oh, meglio che niente. Se io ho sopravvissuto, sono sicuro che ce l'avrà fatta anche da solo. Ne abbiamo salvati una marea in più. Ne abbiamo salvati ben più di quanto il gioco ce ne richiedesse. Ah, bel punteggione di squadra. E a me servono due punticini abilità. Esattamente quelli che mi servivano, perfetto. E lei c'ha un'arma figa. Lei c'ha un'arma tanto tanto figa. E adesso in teoria dovrei potermi level upare la signorina. Quindi un punticino in tecnologia. E ultimo punticino per level upare il ninja al secondo, alla seconda stella. Oh, perfetto. Signorina, buon salve. Cioè, notare anche l'aria da sborone che si ritrova, Qui è tutta tranquilla. Qui c'è l'aria come dire, non te la do. Però adesso in teoria la possiamo far evolvere. Mi serve un manuale di addestramento. Non ci sono problemi. Sacrifico a Satana qualcuno. In teoria se uno di livello blu lo ritiro dovrebbe darmi un manualetto di addestramento. Vediamo un po'. Ed eccolo lì, manualetto di addestramento e punti esperienza eroe. Che un paio di questi non mi farebbero schifo in effetti. Ecco qua. Perfetto. Ora la signorina può essere evoluta alla seconda stella. E va su parecchio di tanto. Perfetto signorina. Ah 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 ah, con la mascherina, così non sente la puzza della plebe in giro. Ma dimmi te, il bello è che se potessi portarla a livello 12 avrei la tecnica ombra. Dopo aver sconfitto un nemico con danni da taglio, il ninja impiega la tecnica ombra per 4 secondi. La resistenza ai danni aumenta del 15%.
Oh, e posso balzare di più e il ninja diventa più difficile da avvistare. Che figata, però posso levela parla solo di uno, signorina. Una levela pattina veloce veloce, eh. Così mi va su anche di salute soprattutto. Oh. Poi scusate, facciamo ritirare un po' di eroe livello schifo verde e dovrei avere i punticini che mi servivano. Ed eccolo qua, livello 12, buongiorno. Perfetto. E adesso la tecnica ombra è stata correttamente sbloccata. Buono, 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 buono. Specchio, notavo adesso che nel registro raccolta sono a un passo ad arrivare al livello 21 che mi dà un lama. Oh, fotte sega, una di queste mazze che tanto non le usiamo, le possiamo assegnare e sacrificare. E ci abbiamo un lama in più. Oh, ci apriamo un altro lama. Fotte sega, non ci sono problemi. Vediamo un po'. Dai, portami un po' di fortuna, maledetto lama. Dammi cosine carine. Normale, normale. Dai, un po' di punti in più. Beh, i punti in più fanno come... la madonna. Guarda punti esperienza. E che? Una marea di punti esperienza. Buono. Che cazzo? Era fatto apposta, era già previsto il contenuto. Guarda che... scusate una cosa, asto e anche punto. Via col fumo, cioè la signorina mi scappa direttamente con le trocche. Ma dimmi te, ma dimmi te. La level up di un altro sputo. E adesso siamo tanto più potenti. Vado, 49 di potenza. Sembra un sogno. Buono, buono, stavolta siamo con credo 2 iscritti. Buongiorno signor Lorenzo, salve. Sì, stiamo registrando. E questa volta invece dovremmo distruggere gli accampamenti dei nemici. Molto bene, e io ovviamente dovrò ancora cercare le parti del robot. Nessun problema. Ce la possiamo fare. Aspetta, vedo qualcosa qua. Ho visto qualcosa di strano qua. Ah! Cosa rara? Cosa rara? Cosa rara mia? Cosa rara mia subito fin dall'inizio. Ma che botte di culo immane. Olè. Però io avevo visto qualcos'altro qua dietro. Ah, manca un superstite. Ma porco cane. Ehi, questo è un fucile mitragliatore. Ho l'inventario pieno. Nessun problema, ce lo recuperiamo adesso. Oh, perfetto, ho cominciato alla grande. Cominciato alla grande proprio. Sto trovando una marea di oggetti. Aspetta, mi sta dando troppe code. Gioco, placati 2 secondi. Ecco qua, ho trovato anche un fucile e una dinamo a muro. Ma dimmi te le robe che sto trovando. Molto bene, allora, vediamo di aiutarci tra di noi. Buongiorno, sto parlando in coda tutta la mia ninjagine. Siamo anche più potenti di prima. Wow, guarda che roba. Siamo diventati infatti tipo fatti d'ombra. Figo. Dicevo, dobbiamo allearci tra di noi perché sennò distruggere quegli accampamenti sarà un'impresa titanica. Ok, ho tratto un accampamento ma al momento è inattivo, porco cane. Dovremmo prima distruggere quelli normali. E qua c'è qualcuno, buongiorno. Oh, ma tutti gli accampamenti vuoti li sto trovando io. Cioè i superstiti che sono in vacanza a quanto pare, ma dimmi te. Aspetta che faccio lo stronzo. Signore col tanicozzo, buongiorno, no, no. Goditi il tanicozzo, oh che bello. Ah, non riescono a vedermi. Quasi non riescono a vedermi quando sono fatto d'ombra. Ma dimmi te. Boh, no, no, vabbè, però io li sento abbastanza. No, 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 buonici malo. E Lorenzo mi fa, vuoi tu la vecchina? Vedo che mi conosce bene, vedo che mi conosce bene, non mi ero accorto. Aspetta che provo a salvare uno dei sopravvissuti. Arrivo, arrivo, salve, la salvo. Si levi dalle palle molto in fretta, è un consiglio spassionato che le do. Andiamo, cerco anche a trovare le parti del robot. L'ultima volta avevano spawnato da quella. Vedo un signore con gli occhi laser, ma anche no. E invece qua c'è un accampamento ma inattivo. Ci torneremo dopo. Sento rumore di una chest, sento rumore di una chest. Non so dove ma sento rumore di una chest. Dove sei piccola chest rara? Qui da qualche parte. E qui da qualche parte ma non so dove. A meno che non sia sotto di noi. Aspetta, proviamo a spaccare il terreno, vediamo un po'. E c'era qualcosa sotto in effetti. Ah, eccola qua, non l'avevo neanche vista io perché spaccavo le pareti. Ah, è un mimic. È un mimic, porco cane. Aspetta che mi preparo la mia via di fuga. Attiviamo il mimic e leviamoci dalle palle molto in fretta. Ok, ok, sia calmo signor mimic. Sia calmo, via le fughe. Via le fughe, fotte sega. Apri, 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 via di qua, via di qua, via di qua. Ulli, c'è un accampamento laggiù. Però il mimic lo dovremmo affrontare per avere un po' di ricompensa, eh. Ehi, vieni a darmi una mano, c'è un mimic di qua. Aspetta, aspetta, dov'è? Guardalo. È là sotto, no, aspetta. Non scendere così che è pericolosissimo. Vabbè, aspetta, si è ritrasformato? Si è ritrasformato, aspetta che lo riattivo, Lo riattivo, stammi dietro e dammi una mano. Olè. Ah, gli ha messo un coso finto così il mimic attacca il coso finto. Grandissimo. E voilà. E il mimic è andato. Perfetto, ci prendiamo la nostra bella ricompensa. L'auto ricompensa di cristalli. Aspetta che metto mezza cosa e dovremmo essere a posto. Aspetta, l'ho messa malissimo. No, scusate, l'ho messa malissimo. Aspetta che qualcuno ha tirato un accampamento. Lorenzo, ti veniamo a dare una mano. Ti veniamo a dare una mano, mezzo secondo, Anzi, facciamo una bella cosa. Un po' di fuochi d'artificio per tutti, che è sempre un piacere. Buongiorno e buon capodanno. E gli altri li affrontiamo con i cari bomb. Ui, vedo che qualcuno ha adottato la mia politica dei bei fuochi d'artificio. Oh, oh, è arrivata la gente, è arrivata la gente, buongiorno. E arrivate anche i fuochi d'artificio. Adoro stabilità.
L'adoro tantissimo. Perfetto. Un altro accampamento distrutto. Ottimo, ottimo. Ho notato che effettivamente le rogne si stanno intensificando. E ho notato anche che non sto trovando le parti del robot, Porca di quella porca. Oh, lì è attivato un accampamento. Arriviamo, porco cane. Ce la posso fare? Che fatica, aspettate. Sono un ninja un po' stanco, portate pazienza. E devo dire che la spada praticamente non si sta consumando. La stiamo usando da tantissimo. Ui, qua è dall'alto. No, vabbè, mi è salita la ninjaggine e la figaggine nello stesso momento. È arrivata anche le genti, sono arrivate anche le genti. Boni, aiuto, sono scivolato. No, guarda i signori come mi seguono. Solo perché c'è un po' di faiga. Ma dimmi te. Arrivo, buongiorno. Ecco, qui, perfetto. Ho la vaga impressione che non fossero tutti. No, erano tutti, perfetto. Un altro campamento è andato. Ui, guarda risorse, anch'io, che ho bisogno di risorsine. Qualcuno deve aver attivato un lama. Vediamo un po', ecco, guardala qui. Ed ecco le parti del robot che mi mancano. Scendo là sotto rapidamente, fotte sega. No, recupera. Ok, abbiamo tutte le parti del robot, via di qua molto in fretta, fotte sega. Guarda gente incazzata qua dietro. No, grazie, non compro nulla, è stato piacere conoscervi, via. Ehi, qualcuno ha attivato un accampamento. Arrivo, due secondi. No, pizzica, nessun problema. La vecchina è mia. Buongiorno, signora. Salve, un affettato di vecchina come si faceva una volta. Ecco qua. Buongiorno, benvenuti alla festa. Godetevi un attacco. No, qua. Au, fatto malerrimo. È arrivato il signore col tanicozzo. Perfetto, l'abbiamo ripulita la zona. Il mio attacco aereo è stato quello che ha fatto la differenza, chiaramente. Vedete che mi pare che ho un obiettivo secondario di distruggere sti cosi. Non vorrei dire una stupidaggine. Ci sono una marea di obiettivi secondari in sto gioco, una cosa incredibile. Ho sentito rumore di vecchina. Ci sono problemi, signora? No, ho qui la pensione per lei. A colpi di ninjaggine sulle gengive. Ok, c'è una... No, aspettate ragazzi. No, c'è il signore con gli occhietti bastardi. Aspetta che ricarico. No, non colpire me. Siamo 80.000, devi colpire proprio me. Au. Troppa gente, aspettate un secondo. Ok, affrontiamone una alla volta. Questi li ripulisco io che c'ho la ninjaggine, non ci sono problemi. Au, pizzica. Guarda che casino, ci sto capendo una mazza. Adesso ci venisse a aiutare qualcuno non sarebbe male. Boni, proiettili e katane sulle gengive per tutti. Basta che vi mettiate in fila. Ok, questo in teoria è l'ultimo accampamento che dobbiamo affrontare. E tutti gli altri saranno letteralmente in più. Aspetta, sono arrivati tutti adesso. Andiamoci una calmata un po', Ci serve decisamente uno scudo maggiorato. No, lancia a tua madre. Guarda, tutti che si accingono a palpare la cinesina figa. Bravi, Diamo il bel esempio. No, aspetta. Quelli falli fuori tu che sei armato. Bravo. Petti. Ok. Dai, dimmi che erano tutti. Non erano tutti, vero? Ma guarda un po', non erano tutti. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Petti, questi sono la mia specialità. Affettato di pampino. Pampino zombie, ma pur sempre pampino. Che figata, lo spaventa posso essere utilissimo. Li distrae che è uno spettacolo. Buono. Basta adesso, darci una cesta rara. No, ancora no, c'è ancora questo ragazzino. Olè, perfetto. Guarda roba che ci ha dato. Sono stanchissimo. Bene o male, abbiamo completato sia la quest principale di distruggere tutti i vari accampamenti, che la quest secondaria di trovare tutte le parti del robot. E ci avanza anche del tempo. Guarda, mi faccio un giretto turistico, magari mi fermo a mangiare da qualche parte. Oppure sfondo i cosi dei bancomat, non ci sono problemi. Lama. Tutto nostro, ce la possiamo fare. Colpite i punticini blu, signori. Colpite i punticini blu, che ci danno le big risorse rare. Guarda che roba, ce la facciamo a farlo fuori. Fatto fuori, recuperiamo tutto. Guarda quanta roba. Grandissimo, non so chi di voi ha attivato il lama. Allora, visto che la nostra squadra è completa, potremmo fare la pirlata e attaccare un altro accampamento di quelli iper super potenti. Perché no? Sono rinomato per far minchiate, quindi. Buongiorno, si fa di ninjaggine subito. Ok, aspetta che recupero anche un po' di robetta in giro. Guarda gente che c'è. Aspetta, vai di mega attacco aero, porco di quelli per porca. Non so cosa sia successo, ma me lo sono sentito barzotto. Aspetta che c'ho anche l'attacco shuriken. Ah, e la mira, mi ero dimenticato la mira, è vero. Aspetta che ci riprovo. Shuriken. Ehi, potenti, fanno tanti danni. Aspetta che c'è tanta gente, gli shuriken li lanciamo dopo, adesso lanciamo un paio di porchi. Ehi, wait, c'è tanta gente. Shuriken sta ciolla. Mi levo dalle palle molto in fretta. Andiamo tranquillamente di mitragliatore, che mi sembra la scelta più adatta. No, muori, occhietto bello, va? Guarda gente,
Mio Dio, gente che è arrivata. Occhio, occhio all'occhietto bello laggiù. Porco cane, ce la possiamo fare a farli fuori, non è un problema. Spero che c'è un paio di botti di capodanno. Buongiorno e buon capodanno a tutti. Olè. Fantastico. Lancia sta ciolla. Au, 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 pizzica, pizzica sempre tanto. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto fuori, incredible. Incredibile. Oh, guarda risorse. Mamma mia, ce ne date veramente un sacco. Olè. Ci avanzano un paio di minuti, quindi vediamo se riusciamo a trovare cosine rare in giro. Tipo qualche chest faiga. Ecco qua, costruiamo fino in cima a questo edificio. E se ho culo qualcosina dovremmo riuscire a trovarlo, eh. Il problema è che non c'ho mai culo, quindi porca di quelli per porca. Vediamo di scendere pian pianino, pian pianino. E che la gente mi sta seguendo, tutti che mi seguono. Vediamo se troviamo la chest. Mi rubate la chest, piango tanto tanto, ragazzi, eh. Niente chest, ma qualcuno... c'è trovata chest rara. Trovata chest rara e non è un mimic. Non mi attaccate proprio adesso. Ole. Perfetto, erano tutte quelle chest faghe. No, beh, mitragliatori e cose rare. No. C'è un signore di te. C'è un signore dietro di te. Sto ricaricando, aspetta un secondo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. C'ho 5... Guardali qua, tutti qua adesso rompere le balle, ma veramente. Au, sono caduto di sotto, porca di quella porca. E vabbè, mi ho marciato dietro un po' di oggetti. Beh, a 38 secondi non mi metto a distruggere accampamenti. Son mica pirla. A sto punto mi fermo un attimino al supermercato e vediamo se faccio un po' di spesa, che è quasi ora di cena e c'ho fame. Wow, no, mi costruiscono un muro attorno. Grazie, cos'è sta roba? Rame colosso? Ah, non ce la faccio a recuperarlo. Dammi un secondo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, recuperato. Recuperato, grazie. Non so se me l'hai dato tu, ma grazie. Bravissimo, grandissimo. Mi ha dato un oggetto rarissimo, un lanciagranate raro. Ma che raro, epico praticamente. Grandissimo. Buono, buono, buono. Abbiamo completato tutto con... Cosa è successo? Ah, scusate, c'ho il fiatone, veramente. E ancora una volta la nostra eroina, tanto cinese quanto ninja, si è dimostrata un valido membro della squadra. Porco cane, è stata veramente una botta di chiurlo incredibile trovarla. E dovremmo avere abbastanza per potenziare ancora una volta il progetto della nostra lama, che ci ha fatto risparmiare veramente un sacco di proiettili. Quindi quando la creeremo di nuovo nei prossimi episodi, guardala che potente che diventa, sarà qualcosa di incredibile. Se la portiamo al livello 15 addirittura durerà ben il 25% in più. Piccola lama laser. E ok, dai, direi che anche questo episodio abbiamo fatto una marea di cose, quindi mi ritengo molto molto soddisfatto e ho potuto ancora una volta giocare con voi, che mi avete dato veramente un grande aiuto. Ma io direi che anche per questo episodio di Fortnite è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati di Fiutare il cane a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!